Le infiltrazioni malavitose sono anche nella nostra regione. Ci sono affermate, già dei segnali ne arrivati precedentemente, questa vicenda lo conferma in maniera indelebile. La vicenda Keu, ovvero i rifiuti tossici sversati nella zona del Cuoio ed altri crimini. Su questo la CGIL Toscana realizza un'iniziativa sul fare comunità contro le mafie. Serve maggiore controllo e serve che i distretti sappiano che alcune procedure di sanificazione, inertizzazione e bonifica dei propri materiali di scarto vanno compiuti in modo corretto, a norma di legge. La CGIL Toscana è confermata parte civile per il processo Calafuria che è limitrofo al Keu. La ricerca della verità è per noi l'unico modo per garantire che si possa andare avanti in maniera migliore, si colpiscano le responsabilità e si creino le condizioni perché il sindacato possa fare il suo mestiere. Come si fa comunità contro questi abusi? Il mondo del lavoro, il mondo delle associazioni, in sinergia con le forze dell'ordine e con la magistratura, in modo da costruire o ricostruire un tessuto che abbia la capacità critica di analizzare certi fenomeni. Oltre ai 13 siti che sono ormai stati scoperti, altri in Toscana. È un lavoro molto delicato, un lavoro molto complesso per il quale mi sento di ringraziare ovviamente ARPAT e del quale però al momento non possiamo parlare perché nel corso di queste indagini potrebbero emergere elementi importanti per la Procura. In Toscana si può parlare di radicamento anziché di infiltrazioni mafiose? Non si può parlare di un radicamento stabile. I sistemi criminali complessi sfruttano le opportunità e occorre che vi sia una collaborazione interistituzionale. Dove non c'è rispetto alla legalità difficilmente c'è condizione di difesa dei diritti buona, c'è una condizione di contrattazione buona, perché in qualche modo le aziende entrano dentro una fascia di rischio, di penombra.